Ehi, hey, tu che stai guardando questo video, ancora prima di iniziarlo ti voglio ricordare di mettere il codice LOLLOCHEF nello shop, funziona in tutti gli altri giochi Supercell e sul Supercell Store e aumenta la tua possibilità di cucinare del 100%. Let's go! Ragazzuoli, eccoci qui tornati su Brawl Stars assieme ai ragazzi di Twitch che stanno spammando, purtroppo stiamo tradendo. Ebbene sì, oggi ragazzi, momento molto triste. Abbiamo deciso di tradire Jesse, il mio vecchio brawler preferito. Adesso il mio nuovo brawler preferito è Penny! Non è vero, rimane comunque Jesse, però vi dico, Penny ha superato Tick. Penny è il mio secondo brawler preferito in questo momento, è bellissimo, con l'overdrive, il rework che gli hanno fatto della distanza, e oggi vi dimostrerò a quante coppe lo riesco a portare. La scorsa season ho battuto il mio record totale, perché l'ho portato a 1000, no, non era 1259, era tipo 1300 coppe, vabbè, l'ho portato in altissimo, Pen. Era devastante, vi posso dire soltanto questo. Vi ricordo ragazzi YouTube, se volete venire in live anche voi a darmi del traditore, potete farlo alle 8 e mezza di sera fino all'una e mezza circa. E adesso lunedì, venerdì e domenica streamo anche il pomeriggio. Sabato no, sabato mi riposo. Quanti like chiediamo per questo episodio in cui tradiamo Jesse? No, sto scherzando, però la prossima volta ragazzi, se raggiungiamo questo traguardo di like che stanno per scrivere, guardalo lì, 14.000 like. E la prossima volta, raga, batto il record italiano di coppe con Jesse, che ora è 1400, la portiamo ancora più in alto. Sono un traditore, Ale. Alex, ho deciso di mainare Penny. Oh, ci sta. Vabbè, ma Alex, ma non puoi dirmi ci sta così. Ma dagli un minimo di adito alla mia povera Jessie. Jessie non riuscirà mai ad essere superata per un solo motivo, perché è il mio brawler preferito da troppi anni. Penny ha una storia particolare perché anni fa, quando giocavo solo praticamente brawler random, giocavo Penny, Nita e Jessie, perché erano gli unici che potevano spawnare qualcosa. Mi ha sempre intrigato questa meccanica. E adesso Alex, l'avresti mai detto, nel 2024 la pushiamo a 1500 coppe. Dai, mettiamo sto pronto, Alex, let's go. Fammi vedere come giochi quello stu senza testa, bro. Vabbè, ce l'ha una testa, però si chiama Headless. Non ho mai capito il perché, ma va bene lo stesso. Perché è una zucca. L'icona giocatore. E adesso sono così traditore che devo mettere pure l'icona giocatore di Penny. Nah. Però ho delle icone giocatore rare. Tipo sta skin di Penny è molto rara, perché era delle vecchie ranked, la Power League. Non uscirà mai più sta skin. C'è solo l'area color arancione. Quindi ho una skin molto rara. Una volta che droppano l'area color, stai sicuro che non può tornare all'originale. Aiuto! Ma hai sentito che forse rimetteranno Colt Challenger a 300 gemme? No, ho appena killato Jesse con Penny, bro. L'ironia della sorte. Prima partita, la prima kill, ho killato Penny. Proprio tradimento completo. Però di più, con Alex abbiamo giocato 2 ore e non abbiamo trovato neanche una Jessie. Questo è proprio il caso che tu vuoi. Esatto. Io Penny la porto nel cuore solamente per il discorso del ricordo legato a lei. Quando a una certa, dopo vari bilanciamenti, era rimasto l'unico brawler a non aver mai subito un bilanciamento dopo tipo 2-3 anni che Me lo ricordo molto bene. Infatti poi è diventato abbastanza scarso rispetto agli altri. Poi me lo ricordo quando ho guardato le statistiche dei brawler meno usati del gioco e Penny era il brawler meno usato addirittura sotto Janet, bro. È assurdo considerando che è un brawler comunque, cioè che ha una storia, una nostalgia, eccetera, eccetera. Ora gli diamo un po' di amore. Invece porto Jessica nel cuore perché quando gli fecero il buff al colpo, ma quando rimbalzava ancora il danno era quello, era rottissima. Sì. Poi hanno introdotto che ogni rimbalzo il danno diminuiva. Bro, ma sincero ci stava. A parte che Jessie quando ho ripreso a giocare io era rottissima. Ora secondo me è un po' off meta, però ha ancora il suo perché, insomma. Poi ora Penny invece è rottissima perché ha l'overdrive, che vorrei usare sta partita ma la vedo dura. Qui, Alex! La combo qui con l'hyper di Dicos. Buona. Ti gode. Aspetta, fammi mettere la skin casuale. Che io ho tutte le skin di Penny. Adesso mi manca solo masterarla. Mi manca fare oro 3. E anche quella natalizia? Quella natalizia. Glielo chiedi pure. Natale, se non sbaglio. Ehi! Ti ho visto che non ti sei iscritto al canale e soprattutto, mannaggia te, bevi i tuoi 2 litri d'acqua al giorno, che ti fanno bene per la tua salute, mi raccomando. E non mi pagano per dirvelo, non ho l'etichetta. E vado per giocare. È questo qua, in realtà, non saprei dirvi... Che iPad è, Alex? 2024? iPad Pro 2024, no? L'ultimo? Sì. Oh, questi si chiamano la cipolla 420 e quello free 420. Vabbè, a quanto pare bisogna friare 420. Attento, Dicos. Preso pieno. Vabbè, Doug assurdo, ultimamente lo vedo usare un bot dopo le finali, probabilmente perché Chaos ha gasato troppa gente, c'è da dire. Io l'avevo messo nel rank proprio in quella mappa. Mamma mia, mi sono fatto l'overdrive con 2 colpi, bro, che devasto. Quel Mortis ha tipo 51 di ping, te lo posso sparare preciso. Allora, mettiamo giù l'overdrive di Penny e facciamo il devasto. Buona. Buonissima. Vai. Facile, facile. Bellissima la skin di Natale di Penny, by the way. Sì, sì. Io uso sempre quello. Onestamente. Ma? Vabbè.
Non avevo visto che ha tirato, ha fatto gol. Non è un problema, bro, non è un problema. Ora si va in God Mode. Si recupera. Sto cercando di capire dov'è Jackie. Ha trovato anche qualcos'altro. Ha trovato il Barilozzo. Bravo Alex, 1-1, e l'avevo detto che avremmo recuperato. Posso fare chill così. Non ho ancora utilizzato un Viper di sto. Come non l'ho presa? No, zio. Buona. Ho fatto un buonissimo danno. È divertente, Alex. Però non troppo, eh. Non divertirti troppo. Vabbè. Mi sono un attimo fulcurato grazie all'Hyper. Sì, sì, no, la cosa assurda dell'Hyper penso sia la cura più che... Wow, l'ho presa con i due colpi. Oops. Mamma mia, quanto è devastante Penny. Quanto è devastante Penny. Quanto è stata chiamata a gran voce il suo rework grafico. Ed è più brutta di prima, mi è piaciuto di più prima, onesto. Ma io invece mi ricordo una cosa che non si ricorda nessuno. E probabilmente se la menzionerò, magari nemmeno voi vi ricordate. Jesse aveva un'icona giocatore che non è quella vecchia che hanno dato oggi, ma ce n'era una di mezzo prima che facessero. Come bruttissima? No, era bruttissima. No, bro, tu stai parlando eresia. No, fra, stai parlando eresia qua. Personalmente non mi piaceva. No, era la mia icona preferita. No, quella di mezzo era bellissima. È il motivo anche per cui era diventato il mio brawler preferito. Quindi adesso ho messo sta skin di Penny, che non ho mai capito come gli sia venuta in mente. Però ha il suo perché comunque. No way. Onestamente sta skin brutta di Penny. No, non è così brutto lei. Sincero, ho visto skin molto peggiori. Quello sì. Tipo quella che sta usando Dicos con Frank, bro. Ma che cacchio è quella skin lì? Ma G, togliti subito quel Frank. Te lo giuro, te la regalo io una skin decente. Oh. Però sto overdrive mi ha gasato, eh. Allora, chat, onesta domanda. Qual è la skin migliore? Secondo me la skin migliore del gioco, vabbè, oggettivamente ora è quella di... no, quella di Mortis, mi sa. Quella di Mortis Hypercharge, dici? Sì, Mortis Demone mi sembra si chiama. Arriva. Ops. Volevo fare il trick col barile, ma non ce l'ho fatta. Provato. Mortis qualcosa. Demone Verde. Sono assolutamente d'accordo che sia Mortis Demone Verde. La seconda è quella nuova di Eugenio. Tutti e tre li ho presi. O Sandy. Non so a se casa. È Sandy o Eugenio. Potevi avvertirmi del bro nel cespuglio, però per il resto batti è spaccato. C'è una adesso che forse è di Sandy o di Jean. Dopo la devo vedere. L'ho trovata in quelli, mi sembra, angelici. Insensata. Vai, cannoncino con l'overdrive. Insegnaci come si fa. Sì. Ah, è di Eugenio. Dell'immondizia con un crocione dentro. Non sense. Un canone dell'immondizia con un procione dentro con un'aura viola. Un'aura viola. Ok, okay, tipo l'aura della Frank. Infatti. Bravo, togli sta skin di Frank, bro. Fammi vedere, fammi vedere il volo. Sì. Allora, Eugenio dove cacchio è? Sì, è quella di Eugenio. Bro, ma di cosa stiamo Spacca. Parlando? Di cosa stiamo parlando? Sarebbe stata ancora Spacca più bella se quando la giravi ti seguiva l'occhio. Sarebbe stato un dettaglio clamoroso. E penso sia tipo un angelo biblicamente accurato, se vogliamo essere sinceri. Perché c'è Rico, tu e Urge. Rico mi ha già disintegrato. Te lo giusto hai preso tutto il pass? Bro, l'ho preso al giorno 1 il pass. C'era la skin di... Te l'ha fatto aveva... la skin, vero? L'hanno sistemata ora, però prima non potevo usarla. E appunto, prima volevo provarla, non si poteva usare. Ah, tuttora? No, in teoria... Ma stamattina avevo provato, tipo. Che fastidio, Edgar, guardalo lì. Mi sa che, bro, te la sei chiamata proprio all'inizio. Hai detto, mi chiudono in un angolo e mi disintegrano. È vero. Il problema è che Edgar lo può fare con tutti. Godo. Oh, yes. I got you, bro. La pallolina. Ok. Guarda che un tap e mi faccio l'overdrive. Mamma, mi hanno di nuovo chiuso in un angolo e trattato male. Adesso c'è l'overdrive, bro. Difende lui per noi, non preoccuparti. Bro, la combo stun più cosa di Penny e Brazy. Ai 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 ai. Questo ha fatto molto male. Mamma mia, Alex! Godo! Hai spaccato, Alex. Qua. Sono qua alla Saimante. Dopo averlo visto dal vivo con i miei occhi, posso dire che non ho imparato niente, però. Bro, dopo i mondiali, sincero detto, adesso divento un pro player. Ho aperto il gioco e mi sono ricreduto dopo 2 secondi. Cioè, il livello del... Sì, esatto. Ci ho messo anche un secondo di troppo. Andrea Pirla qui, che passaggio. Modalità demonio. Guarda, quanto godo che gli ho emotato quel cacchio di Edgar. Sono ancora traumatizzato per il primo angolino in cui mi hanno messo a piangere. Qual è la vecchia icona di Jesse? Ve la faccio vedere al volo, raga. Dai, non potete dirmi, era bellissima sta icona di Jesse. No, scherzi. Ma perché era tutta misteriosa, che si abbassava il cappellino solo da un lato, guardava di side. E poi mi ricorda molto un personaggio di Interstellar, che è la tipa Murphy. Ci stava, ma... Marf. Alex, Alex, ti prego pulizza quello. Aia, vero. Aia, ho moglie e figli. Aia. No, mi ha preso. Oh, però ho preso qualcuno dietro. È free. Bravo, Dicos. Let's go. Top.
HMB Saimante che ci sta carriando con le sue giocate. GG. No, Fra, mi stavo facendo la doccia che non mi capirà mai più. Potevi aspettare. Ma te non li becchi mai i semafori rossi con quello stupido? Unpopular opinion, l'aggiornamento ha migliorato il gioco. Davvero adesso è proprio piacevole pushare. Sì, È proprio ma divertente, cacchio. migliorato il gioco, sì. Ma anche il fatto che adesso stai rivedendo il pushare anche i vecchi Ladder Warrior che non li vedi più. Esatto. Il problema è che noi parliamo da persone che giocano a Brawl Stars 20. Oh, ma ho Guarda preso il come vola muro 6 volte di adesso. fila o sbaglio? Lullone. Non so come l'hai killato, Dikos, ma GG's. Cacchio, Oh, ottimo cacchio. tryhardando. Cosa mi ha docciato questo? Devo farmi l'overdose. Lo sono fatto. Poi il fatto che... Bravo Alex, tieni la palla all'angolo. Ora li manderemo un po' più indietro. Buona. Mamma mia, che dribble sotto porta, brother. C'è sottoporta grandi. Dal dischetto del rigore... Ho chiuso l'angolo di tiro. Sento Alex. Vabbè. Aia. Poi per... Mamma, ha killato il Surge. Chiaffala sull'angolo sinistro, brother. No, il bro vuole tirare dritto e Passona, fare gol. passona. No way. Oddio, Alex, mamma mia! Che giocata che Vabbè. abbiamo fatto! Bello! Avete spaccato. Bro Clancy, gli raccontiamo le barzellette, insomma. Clancy, bro, gli raccontiamo le favole della buonanotte, mi sa. Molto nobile. Ciao. Quello mi ha fatto malissimo. No, è rimasto con 80 di vita, il maledetto. Quello è già oro, zio Pera. Quello è un bel problema. Non ho neanche fiducia io, se posso essere onesto. Niente, è gadget. No! Stava per clutcharla. Qua ha fatto un bel devasto iniziale. Tenti al Clancy. Sì, Alex. Ok. C'è. Ok. 1-1. Ci siamo. Vai, ci sono. Demon time. Vabbè Let's Alex, go. oggi in modalità trickshot Alex, in modalità demonio davvero. Allora mettiamoli una skin che merita davvero di essere chiamata skin con la S maiuscola. Buona. Dai ultra. Schiaffala sta ulti. Topo del cacchio. E con topo intendo Buzz con quella skin. Non so che skin sia sincero. No, non sono riuscito. Ah! Infendi quello. Guarda il cannone, Ah sì, MVP è della mental di partita. Godzilla. Beh dai, bro la fossa. Lascia il pace l'allo! Vabbè, mi hanno preso dei colpi randomissimi del suo gadget. Beh, Attenzione al coso overdrive. hai distrutto. L'ho Te l'ho detto, visto. hai distrutto il muro. No, non mi si era trasformato normale. Ecco perché non è morto quel coso. Bellissimo. Godo! Guarda. Troppo facile, ragazzi. Dai, buono, purtroppo il tempo ce l'hanno. Ma non lo useranno bene. Ok, riesco a farne un'altra? No, non riesco. Ah. 8-2. Bene, è stato un piacere. Mi piacerebbe, Kenji, eh? Quando sei in ritardo, allora Digos sta nel grind e fai le partite veloci. Gol. Vero. È proprio Che gol! grandi. Alex, Ah, abbiamo ok. fatto assieme le 1100 coppe, bro. Beh, è stato un piacere. Grazie della compagnia. Bella, brother. Yo, what's up, Gary? Non so chi tu sia, my man, però dobbiamo cucinare, brother. Oh, cacchio. Questo non l'avevo visto. Ok, va giù dal Aggiungo al fuoco. fuoco. Vado. Io, quando Sprint. ero pieno di monete, ho preso Mortis, il primo Dynamite, che non mi ricordo chi. E il primo è stato il peggiore, bro, sincero. E il primo dorato è proprio... Cioè, più che altro è il primo ha davvero tante belle skin. Bravo. Io non volevo prendere anche il primo, c'ho sia Bull che il primo argento, anche Buona. Ho Shelly volevo prendere. sprecato l'overdrive. Ai, è Non troppo è sto gran cattivo adesso. problema, bro. Contro questi ci divertiamo. Tre tank, bro. Vabbè che sta mappa ci stanno anche. Avanzo, no, ho paura. Dicevi che non aver Io... No, paura. beh, non ho avuto paura, però forse non dovevo fare... Mi aspettavo un outcome diverso. Oh, Via cacchio. la palla. È saltato Ah, bene qua, niente. mi prendeva comunque. No, Codo. Penny demone in difesa. Easy. Tutto tranquillo.
Ci ho provato, Non ho Blull, capito Bull cosa ha fatto. Apprezzo il tentativo, ma non è andata a buon fine. No. Mortis Demon è la prima volta che me lo trovo contro. Dobbiamo devastare, my man. Ah, sì, sì. Soprattutto perché io non ho la skin. Ci penso io. Ah, dici per ripicca che non è la skin, lo devi devastare. Esatto. Do una mano. Posizione del cannoncino un po' ambigua, però finché mi gasa, l'importante è quello. Ok, meglio se non uso il gadget, che qua c'è una shell che mi stava aspettando. Ora puoi. C'era anche il primo che ti stava aspettando, però. Vabbè, il primo. C'è andato giù. Mortis non è trasformato così, no? Perché non ha usato l'overdrive. No. Guarda il cannoncino che rimane dietro nella loro base e attacca da dietro. Crazy. È ancora là in tutto ciò, non l'hanno ancora tolto. Oh no. Errore lo stanno loro. Ignorando. È molto incostante quella cosa del barile, sincero. Ma perché dipende da come ti posizioni. Lo so, vabbè, ora non si pone il problema perché non ho il barile. Buona, avrebbe difeso anche il cannoncino. Jesse, no! Shelly del cacchio! Ma è tornato indietro per spaccarmi il cannoncino! No! Si è buttata lì. Ain't no way, bro. No, dai, cioè. Let's go! Mamma mia, che move. E la segna proprio lui. L'inimitabile LL Laguna. No, bro, non ci credo, siamo contro Will. È finita. Gigli, oh. È proprio lui. È quello vero, bro. Gli ha dato l'account dal cugino. Ha preso la palla, Will. Li abbiamo devastati. Buona. C'è da dire. Non andrò a mentire. Quando Alex dice non andrò a mentire, la partita è vinta. Vabbè, senti. Ecco. Free goal. Bro, you gotta chill out. Adesso come funziona il cammino dei trofei? Togli le coppe ai brawler sopra il 500 come... No, ma in teoria non cambia nulla il cammino dei trofei. La progressione. No, il cammino dei trofei è sempre uguale. Sempre uguale. Adesso semplicemente sotto le 1000 non ti tolgono mai le coppe. Sopra le 1000 te le tolgono tutte. Lo hanno fatto diventare una sorta di Clash Royale, come quando arrivi a 9000 coppe. Io non ho fatto quel cuoricino. Vado, ho rubato il gol a Gary. Sprecare la ulti al tipo con Buzz. Yo. Oh, lanciata. Semplice. Tocca portarla a 1150, Alessio. Alessio. Mamma mia, che brutto chiamarti Alessio. Cosa sei uscito? Bro, ogni tanto devo cambiare il tuo nome, però Alessio non mi piace. Qual è lo storpio, chat? Qual è lo storpio migliore per Alex? Per me Axel forse è il migliore. Sì. Ah, dice Alex è già storpio di suo, ci sta. Questa era cattiva. GG. Assai, bro. Li abbiamo messi dentro ad un calderone, abbiamo acceso la fiamma sotto e li abbiamo cotti a temperatura ambiente. Lo sapevo che c'era lì Frank. Sta tornando indietro. Bro, mi sta divertendo a tipo punzecchiare quel Frank, te lo giuro. Oh, se la gioco anche più chill. Ho già l'overdrive. Crazy. Vabbè. Che stress. No, ma perché mi ha mutato? Non voleva sentirti più. Ok, vai. Perfetto. Con la palla che è rimbalzata e ho preso in mano è davvero crazy. Aia. Il cannoncino è partito. Bello. Però guardalo. Da una mano a Gary. Gary inarrestabile. Dai, ma questo mi ha veramente... Vieni qui, fungo del cacchio. Non Godo. Serviva che venisse. Perché a volte dico crazy, a volte brazy. È una lunga storia. Però per farla breve è tipo un'alternativa di crazy. È crazy, brazy. C'è anche drazy, però drazy si usa poco. Vabbè, quello vuole fare wall picking all'infinito. Sentiti libero, bro. No, no, ti toglimi il cannoncino io. No. Vabbè, l'importante è che sia rimasto sul cannoncino, perché vuol dire che abbiamo vinto. È il segno questo. Non credo sia esattamente... Te lo giuro che funziona così, Alex. Debatiamo lì. La palla è lì comoda. 1-1. 1-1, Alex, ricordati quello che ti ho detto. Sigole. Vuol dire che abbiamo vinto. 1154. Dai, ultimo game. Basta, questo è l'ultimo decisivo. Allora, Alex, se vinciamo sto game, vai. Ti regalo il Brawl Pass, bro. Bisogna entrare e dare, basta. Devi entrare in God Mode, se no niente pass, Dai, siamo pure contro due tank. È facile questo. Due tank, vabbè, c'è anche Rico, che è tutti oro 3, sottolineerei.
Yo. Yo, stiamo... Questa era un attimo... Allo. Premeditata quella, eh. Sincero, era premeditata davvero. Gary ha fatto il predict della storia. Mamma mia, Gary! Guarda quanti overdrive, eh. Mi sa che sto pass è tuo, Alex. Vai. Io aspetta qua. Aia, la cattiveria di quel Rico era un attimo esagerata. Ah, non è gol. No, okay. Siamo un po' divertiti davanti alla porta, non mentirò. No, dai, sto Frank vuole... No, Frank! Non siamo riusciti a salvare. Almeno l'ho fermato. No! No! Ok, Alex, chiudere in trick shot sarebbe stata davvero aura, però... No, oh! Da questo come parte? Oh. Capisco che c'hai 14.000 di vita, ma... Codo. Bravo, Alex! Ti sei meritato il Brawl Pass. Abbiamo pushato il mio nuovo brawler preferito. Non è vero, sto scherzando. È Supramo, almeno. No, vabbè, prossimo che pushiamo è Jesse. Sono effettivamente un traitor. Lacustri, io vi ringrazio tantissimo della visione. Come al solito, se volete stare ancora in mia compagnia, io vi lascio quei due video. E noi ci vediamo al prossimo. E ricordati che ti osservo sempre.